Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Dopo i più recenti video nei quali vi ho proposto teorie abbastanza semplici riguardo all'argomento, ah, a proposito, davvero un applauso a chi commenta guardando la miniatura senza aprire il video, siete davvero fantastici, non so davvero come dirvelo. Eccoci qua con la canonica teoria leggermente più massiccia che segue ad ogni trailer importante riguardo a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. La teoria riprenderà quella vecchia già fatta in alcuni punti, che ovviamente se non avete visto vi invito a vedere nella descrizione e nelle schede di questo video in modo tale da comprendere meglio l'argomento che andremo a trattare. In ogni caso, il video di oggi tenterà di spiegare tramite varie supposizioni i vari frame del trailer riguardanti Necrozma, i suoi movimenti, le sue forme e tutto ciò che sia collegabile in un qualche modo a loro. Esatto, ho parlato di movimenti e ora capirete anche meglio il perché. Poniamo dunque già da subito una premessa all'intero discorso che andremo a fare. Le immagini, nonché i video, si sviluppano in due luoghi totalmente diversi. Mi spiego meglio. In questi due spezzoni che ora starete sicuramente vedendo, Necrozma ed il leggendario associato si trovano senza ombra di dubbio nei pressi dell'altare solare. Mentre il momento esatto in cui Necrozma sembrerebbe assorbire il leggendario è collocato letteralmente in un altro luogo, una sorta di promontorio che sulla mappa non è individuabile, perlomeno non sulla versione che possediamo stilizzata e non con certezza assoluta. Si potrebbe trattare anche di una quinta isola volendo, chissà, o magari anche di un ultramondo? Sicuramente è difficile che si tratti di quest'ultimo in quanto, a meno che il gioco non sia basato su un trip allucinante di dimensioni concentriche, il portale al di sopra della regione sembrerebbe ancora inesistente nel momento della battaglia tra i due leggendari. Secondo la teoria che vi portai qualche settimana fa, che riassunta parla di Necrozma che, assorbito il leggendario, potrebbe diventare in grado di aprire quel gigantesco ultravarco al di sopra dell'altare in modo tale da permettere delle ultra creature di invadere la regione e Necrozma stesso di riprendere la sua antica battaglia con i Tapu, il portale verrà, per l'appunto, aperto dal Pokémon leggendario dopo la fusione con Solgaleo o Lunala. Per questo motivo mi sento di dire che questi due momenti siano collocati prima del momento effettivo della fusione. Ora, è necessario però spiegare qualcosa riguardo a questi famigerati frame di gioco. Nel primo abbiamo Solgaleo e Lunala che affrontano Necrozma ai piedi dell'altare, mentre nel secondo due fasci di luce vi si schiantano contro, partendo poi per la stratosfera, o almeno così sembrerebbe. È ovvio che uno dei due fasci appartenga a Necrozma, mentre il secondo, per quanto da alcuni sia stato collegato alla seconda forma del Pokémon, ossia quella lucente, stonerebbe totalmente a mio avviso. Dov'è il leggendario, ossia Solgaleo barra Lunala, che gli avrebbe permesso di acquisire la sua forma? Inoltre, i due fasci sembrerebbero dirigersi quasi uno verso l'altro, così che, se si stesse parlando di una scissione del Pokémon, sarebbe una cosa perlomeno assurda. Proprio per questo ritengo che il secondo fascio appartenga a Solgaleo o a Lunala, ma tutto ciò effettivamente com'è possibile? Ora tenterò di spiegarvi tutto ciò. Sappiamo che i tre leggendari sono accomunati da un concetto, ossia quello di luce. Per quanto questa luce sia effettivamente composta da elettroni, essi hanno una peculiarità, ossia quella di poter comportarsi come corpo o come onda, a seconda della situazione ovviamente, passando dunque letteralmente da materia pura a semplice moto ondulatorio, in pratica un raggio di luce. Dunque, potenzialmente, Solgaleo, Lunala e Necrozma potrebbero tranquillamente viaggiare alla velocità della luce, ergo diventare effettivamente luce, pura luce, una luce senza materia. Ora, spiegato ciò, tiriamo un attimo le somme. Necrozma appare al giocatore accompagnato da Lilia e Nebulino che, a giudicare dall'outfit della ragazza, rimarrà più o meno all'interno dello stesso percorso di trama fino alla svolta finale. Nebulino, evolutosi, affronterà Necrozma in una battaglia a dir poco devastante, così devastante da condurre i due Pokémon in un altro luogo, forse per volere di Solgaleo e Lunala stesso, per preservare ovviamente l'incolumità di Lilia e di Sun. Un altro luogo che forse però sarà ancora da rivelare all'interno della mappa, o che emergerà dalle acque, insomma sicuramente non l'altare solare in sé, che non presenta di certo quel promontorio che vediamo nel trailer. Su questa altura, Necrozma, postosi davanti al sole, genererà un'eclissi, privando Solgaleo e Lunala della luce, la loro fonte di energia, e rendendoli totalmente privi di forza, e di certo non in grado di opporsi, come del resto vediamo all'interno del trailer. Ma poi?
è necessario non farsi ingannare dal luogo della battaglia che si tiene con le due forme nuove di Necrozma. Infatti, la relativa forma del Pokémon tornerà all'altare solare. Nel primo trailer possiamo vedere difatti brevemente Necrozma criniera del Vespro che sembra letteralmente atterrare sul pavimento dell'altare stesso. E non è un caso che le immagini dei Pokémon non lo mostrino questo altare. Di certo qualcosa va tenuto nascosto. E che cosa se non il portale che il Pokémon ha appena aperto? Sarebbe assurdo spoilerare una parte del gioco così importante. Evidentemente Nintendo non è poi così ingenua e verosimilmente nei trailer ha, fra tantissime virgolette, hackerato il suo stesso gioco, facendo apparire il Pokémon in una zona non consona a quella in cui dovrebbe effettivamente esserci, proprio per evitare di mostrare il portale che Necrozma, assorbiti leggendari, sarà in grado di aprire per permettere un'invasione di ultra creature e la ripresa della sua antica guerra contro i Tapu. Ovviamente tutto ciò accadrà prima che Necrozma ottenga il potere Z e riesca a raggiungere la sua effettiva forma lucente, prima che egli riesca a sconfiggere i guardiani di Alola. In sintesi, ecco le conclusioni alle quali siamo giunti. Necrozma ed il leggendario relativo alla copertina del gioco ingaggeranno una lotta presso l'altare solare, una lotta devastante, una battaglia che poi si sposterà fino a giungere ad una conclusione che vedrà Necrozma assorbire il Nebulino e diventare così in grado di aprire l'ultravarco sopra l'altare per permettere l'invasione finale delle ultra creature e la finale battaglia contro i Tapu. Detto ciò ragazzi, il video può dichiararsi concluso. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa teoria. Se avete degli appunti da fare, fateli pure. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like per sostenerlo e un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Per il resto vi invito a passare dai social per rimanere sempre in contatto con me, a premere la campanella, ma soprattutto a non scannarvi come dei pazzi nei commenti, perché ci terrei a creare una discussione effettiva e non una sorta di fax simile della battaglia tra Necrozma e Solgaleo. Quindi nulla ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video.